Si stanno rifiutando di non hanno fatti fino adesso. Adesso non hanno fatto niente. E cosa quello che hanno fatto è stato fatto per distruggere i terrazzi, perché praticamente l'impermeabilizzazione che è stata fatta da terrazzo l'hanno trasformato in lastra. Perché gli impegni presi sono una cosa, il fatto di dare una mano, come dice appunto il signor Campolo, penso che sia penso che dopo un giudizio tra l'altro sicuramente positivo per la parte insomma resistente, penso che sia molto difficile insomma che adesso ci sia la disponibilità a dare una mano, quello vedo almeno dall'esterno. Ma io non, se mi permette, io non lo definirei un giudizio positivo per la parte resistente, perché ripeto, questa è un'occasione mancata. Si è persa un'occasione per far luce su una delle tante vicende di dismissioni private, perché il giudice non si è pronunciato nel merito della vicenda, si è attenuto a un aspetto formale. Ma volete fare ricorso all'appello? Inesistente. Non abbiamo fatto perché non avevamo più i tempi per fare niente, o firmavamo la proposta. Stante la ristrettezza dei termini, purtroppo l'utilità pratica sarebbe venuta meno. A quel punto, una volta non aver ottenuto la sospensione della procedura, anche perché oltretutto i ricorrenti ovviamente si sono, direi anche giustamente, spaventati dalle spese cui erano stati condannati pro quota. Noi siamo proprio alla fine, avvocato, solo per concludere, lei come pensa appunto da giurista, insomma, che si possa risolvere insomma questa vicenda, almeno in qualche modo il tutto, insomma, questo disagio che ormai diciamo tutto quello che è successo prima, diciamo, ormai lo affidiamo alla storia, al passato, è successo. Però la storia insegna che non va mai dimenticata. Certo, la storia non va dimenticata. È la base per il presente e per il futuro. C'è chi dimentica la storia, chiaramente, perché addirittura parla di vacanze al confino, roba del genere, però questo è un altro discorso, chiaramente c'è di chi dimentica, però non va dimenticata sicuramente. Si auspica un intervento della VIS, come mi diceva l'amico Campolo, è previsto nel rogito, ma dall'altro lato si potrebbe anche essere uno strumento più semplice, che è quello che l'amministratore, ogni volta che ne avvisi le necessità, può convocare un'assemblea e poter ovviamente mettere all'ordine del giorno la revisione del regolamento di condominio, delle tabelle millesimali, nominando una commissione di studio. Potrebbe essere pure qui, ci vuole il contrattuale, quindi ci voglio dopo l'unanimità. Insomma, i disagi per questi inquilini in qualche modo verranno alleviati, termineranno, verranno almeno alleviati, indipendente dal fatto della storia che non va dimenticata, però peggio a volte, più che dimenticata, spesso viene mistificata, perciò è ancora peggio sicuramente. Ma è l'invito che facciamo a queste persone, perché noi facciamo questo invito, perché altrimenti non dimentichiamo, ci sono 300 appartamenti, ci sono circa 1500 persone, le quali praticamente per una cosa o un'altra stanno evidentemente ognuna con opinioni diverse, perché poi ognuno si fa l'opinione, quindi è diventato un calderone bollente, è una cosa che poi diventa un aspetto sociale, per cui praticamente non possono, diciamo, questi signori dire non è successo, abbiamo fatto tutto e ce ne freghiamo. Perfetto. Bene, a questo punto siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, naturalmente siamo sempre a disposizione nell'Etere Romano per dare voce a eventuali esigenze oppure eventuali sviluppi che venissero a porsi in essere, perciò a questo punto io vi ringrazio ancora, ringrazio l'ingegnere Rasile, il signor Campolo, il signor Stefano Campolo, l'ingegnere Alberto Rasile, il signor Stefano Campolo e soprattutto l'avvocato Andrea Baudino, che li ha rappresentati appunto qui sia in giudizio che anche in trasmissione, ma alla fine abbiamo creato una specie, però senza la controparte purtroppo, non per nostra volontà ma per volontà di chi per un motivo, chi per un altro, insomma non ha voluto in qualche modo non ha potuto intervenire. Vorrei che ci fosse un'altra trasmissione per comunicare che queste persone ci hanno dato una mano e abbiamo risolto tutti i problemi. Perfetto, io mi auguro e auspico sicuramente questo, veramente da Antonello De Pierro veramente tutto, sia per questa puntata sia per proprio la stagione della Radio dei Vip, vi auguro buone vacanze, nelle prossime settimane andrà in onda qualche replica insomma delle migliori puntate dell'anno, e poi ci rivedremo e risentiremo ancora, però prima spiegato ci risentiremo naturalmente sul 103.9 di Radio Roma a settembre. Buone vacanze Antonello De Pierro, un saluto, grazie ancora a Giuseppe Savoca e grazie ancora a voi per essere stati con noi. Di nuovo, buone vacanze. Da Radio Roma, la Radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi.